The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. È uscita la quarta puntata di Detto Fatto Plus, due vecchi b***ardi. Si intitola Spasso nel multiverso, abbonatevi al terzo livello. Ma di sta m***a! Avete rotto i c***i queste promozioni, mi hanno capito tutti che ho sito il video. E magari poi dopo mettete anche il trailer a metà video, ancora per la centesima volta, ne ho già visto tutti, c***o. Sì, lo mettiamo. Ma c'è un universo qui, porca tro***a, che sta a rompere i c***i The Show Plus, dai c***o. Di no. Abbonatevi, dai. Fermate una persona per strada e chiedete un'indicazione. Appena inizia a indicare, iniziate a correre fortissimo in quella direzione. Poi tornate e dite che non avete trovato quello che cercavate. Salve signora, mi scusi, un'indicazione? Io dovrei andare in via Lecco, saprebbe dirmi dov'è? Sì. Ma che sono indicazioni, ma si fa? Ah, scemo. Non c'è di là. Ah, non lo so, vabbè. Dov'è che è? Che ne so, è fuori. È un periodo stressante, dai. Dicembre. No, anche a luglio. Anche a luglio. Cioè, adesso. Hai trovato a Carlo? No. Allora, ti ma dopo? Sì. Stai calmo. Sì. Allora, mi lascia. Sì. Vai sull'altro lato dove sarà Angio adesso. Buona giornata. A lei, buongiorno. Poi. Secondo uno studio condotto da un'università americana, Detto Fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è Detto Fatto. Detto Fatto. Fingete di far fatica ad addormentare un bimbo nella carrozzina chiedendo consigli alla persona che siede a fianco a voi. Poi, esausti, prendete un piccolo estintore e spruzzatelo nella stessa carrozzina dicendo che, di solito, così funziona. Sveglia. Questo freddo dorme come un ghiro. Sveglia. Sveglia. Si è svegliato. Sei stato bene. Scusi, eh. Stupidino, sei tutto sporco, dai. Scemino. Alessio deve agganciare gli oggetti presenti nei carrelli e Alessandro li tira su con una canna da pesca, urlando come quando si prende un pesce grossissimo in mare. Quando... aspetta che... dai, vai, tira pure! Vediamo se va. Cavolo! Ma cos'è? Una canna pesca sembrerebbe. Sto pescando la spesa. Però non... è molto duro, cioè molto pesante. Non so cosa sia qualcosa deve aver abboccato, perché ho visto che c'era una signora che faceva la spesa, ho puntato al carrello. Se gli arrivava nell'occhio, poi intuitivamente... Se gli arrivava negli occhi, effettivamente era un po' pescavo l'occhio. Effettivamente poi gli chi sistema? Sistema lei? Non lo so, non è il mio lavoro onestamente. Però se... il suo lavoro è fare altro. Io sono un pescatore. Sì, di cosa? Di spesa, pesco la spesa. Può andare a pagare quello che ha rotto e andarsene. Vado, va bene. Sì, no, non c'è problema. Oggi è andata male. Noi marinai siamo così, cioè dei giorni va bene, dei giorni va male. Non è che si può fare qualsiasi cosa, cioè non è che si può entrare in punto vendita. Non si può, è vietato pescare? Non lo so. Sì, dentro qua vai al mare e peschi quanto vuoi. Il mare è un po' distante, sì. Non è il mio problema. Interrompete una presentazione di un libro urlando Ricknack. Si può? Certo, prego, prego. Complimenti, Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione. Io lascio la parola al dottor... ...che possono essere la lampadina, no? Il punto di accensione che ci fa leggere la realtà in modo diverso e intuire e immaginare con... Stricknack! Scusate! Bene. Viva gli alpini! Abbassi Savoia! Abbiamo anche un'impressione.
Quindi volevo dire, vi garantisco che siamo molto più matti noi. Sono dovuto scappare dalla presentazione del libro perché mi sono accorto che degli strani ceffi mi stavano inseguendo. Cavolo, guardatemi in che situazione mi sono infilato. Non rovinerai il nostro piano. Volete sapere come mi sono trovato in questa situazione? Beh, ora ve lo raccontiamo. Da quando siamo stati morsi da due pensionati, non abbiamo avuto un solo secondo in cui la nostra vita è sembrata normale. Ora, oltre ad essere alle prese con i vostri commenti malati, siamo alle prese con qualcosa di più grande di noi. Il vostro destino è in pericolo. Candy, sempre più folli e sempre più scorrette. Ti spocco il culo! Ci porteranno a spasso nel multiverso. Non lo porto io, poverino. Cos'è, un garboncino? Ma che ne so io? È una pecora. Alla ricerca delle uniche due persone che possono farci tornare giovani. No, no, stai seguendo me stesso! Le nostre due varianti. Ma tra universi in cui i vecchi sono degli anfibi che hanno bisogno dell'acqua per respirare. Ha bisogno di acqua! E molti altri ancora. Ci troveremo faccia a faccia con le nostre varianti giovani, ma tutto andrà storto. Alessandro si innamorerà di se stesso, ma questa storia d'amore non sarà semplice. La rustina della pentere, volontariamente. E io invece involontariamente metterò i bastoni tra le ruote alla mia variante Incel, che cercherà di uccidermi. Oh no! Non ci puoi fermare! E arriveremo al punto in cui le nostre vite saranno in serio pericolo. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. Andate in un negozio con le telecamere di sorveglianza e iniziate a salutare la mamma, inveendo contro l'obiettivo come se vi stessero riprendendo in TV. C'è una telecamera lì, eh? Saluti! Scrivere mia mamma, assolutamente. Ma, sono in TV, mamma! Sì, sì, in TV, che credo, sì! Fa un po' di zapping, guarda! Prova a vedere se mi vedi! Vai su Mediaset! Lavori qua? C'è un ragazzo che non so se ha bisogno, sta urlando di là. Forza Inter! Mi vedi? Ciao! Ciao, su cos'è? Che canale è? Non c'è nessun canale. Non è TV? Ah, ma sono di fianco, c'è un signore con la giacca gialla e un signore con la giacca bianca e nera, guardami! Cos'è? Rai o Mediaset? Videocamere di sorveglianza. No. Non siamo in TV? No. Queste sono telecamere che controllano il negozio. Sì, ah, non è in onda, tipo Grande Fratello, quelle robe lì? No, se vuoi andare in televisione devi andare su Sky. Ah, è Sky questo, quindi? Ma, vai da Paolo e metti su Sky! Vai, che sono ancora qua! Non andiamo in onda. Da nessuna parte? Da nessuna parte. Scusa, ti chiamo dopo. Su The Show, mi sa. Su The Show? Meroso peggio? Questo è uno scherzo! Provate a ricreare il gioco di reazione a catena con una persona a caso, ma facendogli indovinare parole sconce. Tieni un secondo, per favore. Allora, devo fare, no? Devi indovinare la parola. Okay, se hai capito, schiacci sopra così. Sì. Ok. Mi piace. Forte. Male. Dentro. Dai. Scade il tempo, rifacciamo. Okay. Grosso. Veloso. Merda. Poco. Bello. No! Rifacciamo. Mi piace. Forte. Poco. Dentro. Buco. Sedere. Quasi. Rifacciamo allora. Cose. Sconce. Che. Facciamo. Ma. Dentro. Buco. Sbagliato. Sì, ma. Ma perché io, cioè. No, devi farlo di fare. Perché dobbiamo partecipare a reazione a catena. E stiamo facendo le prove, quindi dobbiamo vedere se siamo all'intesa perfetta. Esatto. Ok, rifacciamo. Mi. Sconvolge. Se. Vado. Forte. In bagno. Secco. Grazie mille. Grazie. Andate in un negozio di modellini e fate dire più volte possibile aereo al commesso. E ogni volta che lo dice, fate il verso di un aereo di linea che parte. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io dovrei fare un regalo. Sì. Volevo prendere un modellino di qualcosa che vola. Non so se può consigliarmi. Il radiocomandato non ce l'ho. No, ma non effettivamente. Ah, ok. Cioè... Io dico.
la prima opzione. Sì, quali ha? Questi sono tutti aerei. Sì, seconda guerra mondiale, moderni, quindi militari diciamo, sì, più che altro. Invece di linea? Di linea non ha nulla. Non ha nulla. Io aerei della prima. Il nostro capitano che vi parla, benvenuti nel volo 465 offerto da Allianz Atlantica Argentina. Potremo sperimentare delle turbolenze, state tranquilli, seduti, allacciate le cinture, le nostre hostess passeranno con il servizio bar colazione. Ringraziamo, abbiamo anche dei gratta e vinci. Lei preferisce gli elicotteri o gli... Ma gli elicotteri sono belli da fare, eh? Meglio dei... degli aerei. Scusa. Andate da un salumiere e dopo aver ordinato qualcosa pesatelo con la vostra bilancina portatile, perché non vi fidate. Mi dai un etto e mezzo di mortadella col pistacchio? Grazie. Salve. Un etto e mezzo di mortadella, giusto? Allora, faccio un secondo un check. Faccio un check del mainframe del pistacchio, soprattutto perché... Scusi, eh. Aia. Però signore, io qua avete segnato 1,58, vede? E qua è 1,54. Mi state ciulando 4 grammi di prodotto, però così, eh? La carta dove gliela mettete? La tara, devo pagare anche questa cosa qua? No, posso chiedere l'amico lì. Però qua è 61, c'è chiaramente qualcosa che non torna. Devo chiedere al signore al banco. La mortadella è davvero ha un bel taglio, buonissima, soltanto che mi avete fatto, cioè avete battuto un 0,158, quindi però sulla mia bilancia risulta un netto 51, c'è uno scarto comunque di prodotto. Quindi si dice 0,156. Ah, vede? Anche la sua allora, perché lei dice 158 lo scontrino, cioè io ho pagato 158. Si vede che ha appoggiato la velina sopra che sono 2 grammi di velina. Ecco qua. Così pesiamo tutto perché è molto... 58 preciso? Perché sono solo una persona precisa. Ah, ok. Errore mio, signora, scusi. Lo faccio anche con gli spacciatori perché a volte ci provano a darmi un po' di più. Invece io sono... Dicono sempre... È per questo che la porto con me, grazie. Invadete uno Juventus Store con 20 Osimhen. Noi avremmo voluto farvi vedere questa candid. Tra l'altro la notizia di questa scena è andata su tutti i giornali sportivi più seguiti d'Italia. Ma è successo questo. In questo momento lei sta parlando con una persona, sì, che rappresenta Juventus. Quindi io diffido a trasmettere video di prese qui dentro. Se lei vuole parlarle faccio parlare con l'ufficio stampa di Juventus. Sì, se ci dà una mail. Ma la mail ce l'ha data? No, non ce la vuoi dare. Ah, va bene. Ma il signore che si è dipinto come rappresentante della Juventus, non contento, ha chiamato la polizia di Stato. Non uno, non due, ma ben 6 agenti sono stati mobilitati per questa cosa. Siccome non è la prima volta che le persone chiamano la polizia raccontando versioni dei fatti non vere, con calma abbiamo raccontato la nostra tra le risate trattenute di qualche poliziotto tifoso del Napoli. Siamo venuti qui con 20 comparse dei ragazzi neri, vestiti da Osimhen. Sono entrati e hanno chiesto, sì, cerchiamo la maglietta della Juve, quella con lo scudetto. E loro gli hanno detto, giustamente, ma non c'è la maglietta della Juve, quella con lo scudetto. Allora i ragazzi fanno,
ah, ok, e hanno intonato i campioni dell'Italia siamo noi, però tutto in un, cioè, ridevano anche tutti i commessi. Comunque, mossi dalla diplomaticità del rappresentante della Juventus, abbiamo mandato in anteprima la scena all'ufficio stampa per chiedere l'autorizzazione alla messa online, ma la risposta è stata delle più piccate. In sostanza, in questa mail, che voi vedete totalmente blerrata, il legal manager di Juventus ci diffida nel pubblicare qualsiasi immagine girata all'interno del loro store. Detto fatto, noi non lo faremo perché rispettiamo la legge. Ma siamo convinti che tutti i tifosi juventini si sarebbero fatti una grossa e grassa risata. Vabbè, viva il calcio. Portate un nano a spasso in un passeggino ed entrate in un bar. Con una scusa sculacciatelo e allontanatevi. Il nano dirà alla commessa che viene pagato 1000 euro al mese per fingersi vostro figlio. Albertino, hai fame? Vieni a mangiare adesso, dai. C'è il gradino, tieniti forte, Ce la faccio, ce la faccio. Buongiorno. Dai, eccoci qua. Ah, apriamoci un secondo che poi se ne hai freddo quando esci. Ecco qui. Qua si incasta sempre, porca miseria. E lo lasciamo così. Ma qualcosa, una brioscina, qualcosa da mangiare per il bambino? Fermi, fermi tutti. Questa è una scena del prossimo Detto Fatto. Come dice Amico da Casa, vuoi già vedere anche questo episodio? Ok, hai due possibilità. Aspettare che questo video arrivi a 50.000 like. Oppure abbonarti al terzo livello di The Show Plus tramite il link in descrizione e vederlo immediatamente, già da ora. Bene raga, speriamo che il video vi sia piaciuto quanto è 2015 questa frase. Comunque noi ci siamo divertiti moltissimo a farlo. Eravamo indecisi se togliere le pubblicità e non pagare i dipendenti oppure lasciarle. Ma come? Voglio pagare l'affitto io. Infatti alla fine le abbiamo lasciate, però potreste essere voi a toglierle. Semplicemente abbonandovi a The Show Plus, ma mica lo farete solo per questo motivo, anzi. Con il terzo livello di The Show Plus avrete anche accesso a produzioni originali come Due Vecchi Bastardi, che è la prima serie TV italiana in candid camera, se non l'avete capito, o Team React Plus, insomma, e tanti altri format. Per non parlare di tutti quelli senza censura, per i più forti di cuore, insomma. Per questo non è solo The Show, ma The Show Plus. E adesso, raga, vi lasciamo alle reazioni alla rivelazione, e se volete altri episodi, lasciate un piccolo grande like. Ma scusa, è stata simpaticissima. Ma guarda, ci sono arrivata dopo quando continuavo a parlare con te. Ma il bello è che poi le signore che passavano continuavano a chiedere a lei: ma cosa sto facendo? Lei dice: ma non lo so, cosa ne so io. Era uno scherzo. È una candid camera. Anche la telecamera nella testa. Sì, nella testa. Non sono un pazzo, era una candid camera proprio. C'era qui una telecamerina nascosta, guarda, vedi? No, non era mio figlio, signora, devo confessarle questa cosa. Era una ripresa per un programma, stiamo facendo delle candid camera adesso. Facciamo dei show, abbiamo un canale su YouTube dove facciamo scherzi da quasi 10 anni. Okay. Dove dei nostri utenti ci dicono delle cose da fare e noi le facciamo. Uno ha detto: andate in un negozio e quando avete una telecamera siete emozionati perché pensate di essere in televisione. Okay. Prendiamo spunto dagli utenti che ci scrivono cosa fare, cosa dire. E uno ci ha scritto: andate da un salumiere, prendete un etto e mezzo di qualsiasi cosa. Poi questo qua è un utente, non mi ricordo, andiamo a picchiarlo, quindi. Ti sei accorto che ogni volta che dicevi aereo io facevo? Certo. Che come fa una cosa? No, ma è partito. Però riuscivo a fartelo dire. Ma poi lui mi ha tradito perché faceva fintamente la faccia preoccupata. Certo, sconvolta. Gli ho detto, sarà a dicembre, che è un periodo stressante, ma no, mi sa che è così anche a luglio. Ti è piaciuta? Molto. Ti è piaciuta molto quella. Abbonatevi al terzo livello. Vista il terzo livello! Ma avete rotto queste promozioni, non ha capito che è uscito il video! E magari poi dopo c'è anche per la centesima volta a metà del video il trailer dell'episodio Detto Fatto, Esatto, sì. Vabbè, non mi ricordo che Vabbè, tanto è una frase.